Tutto pronto per il segnale di partenza? Sono partiti. Dal centro dello schieramento, Chicca Sforza assume l'iniziativa all'interno Mr. Manga Yu, che va ad opporsi alla rivale. Dopo i primi 200 metri di gara, Mr. Manga Yu a largo a contatto Quilava, che rimonta all'interno dell'avversario all'inizio della piegata grande. Quilava in vantaggio nei confronti di Mr. Manga Yu, Alga e Queen terza, a largo Chicca Sforza nei confronti di Santo di Padova e Mordente. Schema che non varia anche all'ingresso dell'addirittura di arrivo, con Quilava che si presenta in vantaggio allo steccato, a largo si presenta Mr. Manga Yu, all'interno cerca spazio Alga e Queen, a largo Chicca Sforza nei confronti di Santo di Padova e Mordente. I sei sono molto vicini, a 400 metri dal traguardo, con Quilava all'interno. Alga e Queen che prova a rimontare all'interno a largo, Mr. Manga Yu che sta scattando al pari di Santo di Padova. Mr. Manga Yu è passato ma deve fare i conti con Santo di Padova che emerge a largo, quindi Chicca Sforza a 150 metri dal traguardo, lo scatto di Santo che sta passando in vantaggio nei confronti di Mr. Manga Yu e Chicca Sforza. Santo di Padova viene a completare il tutto nei confronti di Mr. Manga Yu e Chicca Sforza. 6-4-2 l'arrivo di questa terza corsa da Firenze, il premio Nocera Umbra con la vittoria di Santo di Padova, Alessandro Fiori in sella, al secondo posto il numero 4 di Mr. Manga Yu, al terzo il numero 2 di Chicca Sforza. Rivediamo lo slow nei monitors dell'ippodromo anche sul circuito nazionale con lo scatto a 150 dal traguardo dell'allievo di Max Pisano, Santo di Padova che nel finale regola chiaramente Mr. Manga Yu per il terzo posto il numero 2 di Chicca Sforza.